Buonasera a tutti da Radiofonica, siamo qui in compagnia del professor Nicola Acocella, che saluto, vicepresidente della Società Italiana degli Economisti, che ha lavorato all'Università di Roma La Sapienza. Partirei col chiederle e soffermarci su un punto focale. I paesi dell'Unione Europea coordinano le loro politiche economiche per poter agire insieme di fronte alle sfide, alle crisi economiche e finanziarie che spesso ci vengono messe di fronte. In questo quadro la cooperazione economica cerca di promuovere l'occupazione, la crescita sostenibile e coordinare la risposta dell'Unione Europea appunto di fronte alle sfide economiche e finanziarie globali in tutti gli Stati membri. Nonostante ciò, le crisi, le disuguaglianze e la stagnazione di cui parlavamo continuano a colpire in modo assolutamente presente i diversi paesi. Secondo lei qual è il motivo? Beh, i motivi sono molteplici. All'interno dell'Unione Europea la ragione è sostanzialmente questa. Ci sono alcuni che hanno giocato d'anticipo, alcuni paesi hanno giocato d'anticipo su altri. Per esempio la Germania. La Germania ha creato una macchina da guerra, diciamo così, ma su alcune cose credo che sia proprio questa l'espressione, con un'economia di bassi salari all'inizio che hanno stimolato l'esportazione. Quindi ha creato un'economia, come si dice, export-led, guidata dalle esportazioni e che quindi cresce sulla base della domanda estera. Il resto dell'Unione Europea si è fatto imbrigliare, i paesi del sud in particolare, si è fatto imbrigliare in un circolo vizioso che consiste nel fatto che sono aumentati di molto i prestiti che ha ricevuto dall'estero, in particolare dalla Germania e da altri paesi. Questo ha alimentato un insieme di bolle speculative, facendo acquistare immobili, attività finanziarie, eccetera. Il caso tipico è quello della Spagna, ma anche in qualche misura questo è vero per l'Italia, e quindi drogando la crescita per un po'. Quando è intervenuta la crisi finanziaria negli Stati Uniti e si è estesa anche all'Europa, questo ha provocato dei danni micidiali, perché i tedeschi hanno riportato in patria i loro capitali, ci siamo trovati con un debito elevato, in parte sostituito, debito privato, sostituito da debito pubblico, ci siamo trovati con dei pesi enormi e quindi a questo punto la nostra crescita è molto più bassa di quella della Germania e di altri paesi. Dunque sorge ora spontanea la domanda: come e in che modo la politica economica come disciplina può intercettare tempestivamente i cambiamenti e quindi come può affrontare e risolvere le varie crisi che vengono a porsi? E è questo un approccio nazionale o internazionale? Ecco, dunque la politica economica ci dice che bisogna stare attenti, per colpire diversi bersagli bisogna avere diversi strumenti a disposizione, diversi, diciamo, fucili o altri strumenti. E quindi è necessario dotarsi di una strumentazione che attualmente non è disponibile, meglio, non è stata disponibile fino a pochi anni fa, che per fortuna stanno tirando fuori a livello, per esempio, di banche centrali, già la Federal Reserve americana, ma anche poi la Banca Centrale Europea, anche per azione del nostro Mario Draghi, hanno tirato fuori degli strumenti di azione capaci di far fronte alla situazione, perché quando il tasso di interesse è costretto a zero, a livello zero, dalla lunga crisi, dai lunghi interventi, a livello zero c'è bisogno di trovare degli altri strumenti che facciano stimolare l'investimento. E così poi bisogna intervenire in materia di regolamentazione macroprudenziale, come si dice, per evitare che il rischio
di difficoltà di una banca si trasmetta all'intero sistema economico, oppure altri sistemi come l'intervento in materia fiscale per evitare che un avvitamento dell'economia. Quindi bisogna avere molte frecce a disposizione per colpire i diversi bersagli necessari. Volevo ora chiederle quanto sono affidabili i modelli della politica economica e se secondo lei ci sono troppe variabili, troppe cause da tenere in considerazione. Questo è vero, in realtà bisogna stare molto attenti ai modelli che si usano. Bisogna che siano ampiamente sperimentati, ad esempio non basta avere dei modelli ristretti, dei casi, delle verifiche empiriche ristrette, limitate ad alcuni paesi, ad alcuni anni. Sulla base di cose di questo genere sono venute fuori delle credenze, come per esempio quella del consolidamento espansivo. Il consolidamento del debito pubblico avviene attraverso la riduzione della spesa pubblica, e allora alcuni studiosi, tra l'altro eminenti studiosi italiani, hanno sostenuto che riducendo la spesa pubblica aumentasse il reddito, ciò che è contrario a tutti gli insegnamenti che ci vengono da Keynes in poi. Questo è stato dimostrato che era dovuto a una fallace interpretazione della realtà, di una realtà molto limitata, perché si erano presi i casi di 2 o 3 paesi, si era l'analisi empirica era sostanzialmente sbagliata, e quindi conclusione è derivata fuori una credenza che poi ha giocato anche tra l'altro per la politica e le politiche a livello europeo e a livello internazionale per un lungo periodo di tempo. Quindi bisogna stare veramente attenti ai modelli, però avendo una base empirica e una copertura del modello abbastanza ampie, alcuni rischi è possibile evitarli. Le chiederei ora di spiegarci in parole semplici che cos'è questo termine tecnico di cui sentiamo spessissimo parlare, ovvero il quantitative easing. Ecco, questa è una delle novità introdotte negli Stati Uniti prima dalla Federal Reserve e poi in Europa dalla BCE. Accennavo già al problema prima, perché avevo fatto riferimento al fatto che una crisi molto lunga comporta quelli che sono gli interventi usuali, normali della banca centrale di un paese, che portano a un tasso di interesse vicino a zero o prossimo allo zero. Ma questo tasso di interesse è un tasso di interesse a breve, perché che cosa fa la Banca Centrale Europea? La Banca Centrale Europea, come ogni banca in realtà, acquista titoli sul mercato a breve termine. Acquistando titoli, immette moneta sul mercato, diminuire il tasso di interesse, ma il tasso di interesse a breve termine. Il tasso di interesse a breve termine non ha che una influenza molto debole, in alcune occasioni, su ciò che a noi interessa, che con l'intervento di politica monetaria, che è quello di stimolare l'investimento. Noi vogliamo stimolare l'investimento, ma quale imprenditore investe basandosi semplicemente su quello che è il tasso di interesse che deve pagare adesso a breve termine per un anno? Le prospettive di investimento danno un rendimento e una redditività a lungo termine, e quindi si deve impegnare a sostenere con un prestito a lungo termine questo investimento. Quindi è sul tasso di interesse a lungo termine che bisogna intervenire. Il tasso di interesse a breve termine normalmente influenza l'aspettativa dei tassi di interesse futuri, anche a lungo termine.
ma questo normalmente, se normalmente avviene, non avviene in periodi di crisi prolungata. La prospettiva di redditività e diciamo di redditività a lungo termine è tanto bassa da influenzare la diciamo questa capacità di trasferire il tasso di interesse, l'andamento del tasso di interesse a breve termine sul tasso di interesse a lungo termine. E allora bisogna intervenire direttamente sul lungo termine. Allora la Banca Centrale Europea deve acquistare titoli sul lungo termine. Sul lungo termine interviene immediatamente sul tasso di interesse a lungo termine. Ecco spiegato l'arcano. Le chiederei per terminare molto velocemente che cos'è il trilemma di Rodrik. Trilemma. Allora, questa è una cosa un pochino complicata, però per farla semplice, Rodrik è un bravissimo economista turco che insegna negli Stati Uniti, il quale sostiene una cosa per cui è necessario, in regime di globalizzazione, avere un governo globale. Bisogna avere la globalizzazione delle attività, ossia l'interconnessione tra le attività economiche dei vari paesi attraverso scambi di merci, di capitali e anche di lavoro, implica l'esistenza di un governo, la necessità di un governo globale. Ecco, diciamo, il succo di questo ragionamento. Grazie.